La settimana sarà la settimana di Sanremo, i giorni del festival, anche noi di Rabona venerdì prossimo ci fermeremo per goderci lo spettacolo. Proprio a Sanremo concluse la sua carriera e morì totalmente dimenticato uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano, l'unico a conquistare assieme ad Allegri 5 scudetti consecutivi, sebbene uno solo allenando per metà stagione. Carlo Carcano, detto Carlin, il primo mago della panchina che portò la Juventus degli anni 30, la Juve del presidente Edoardo Agnelli, a un ciclo trionfale. Originario del Varesotto, ma alessandrino di carriera, di gioventù, Carcano era stato un giocatore forte, intelligente, un centromediano di quelli che lo impostavano il gioco, lo capivano, e come molti altri intrepidi di quel ruolo, appesi gli scarpini al chiodo, diventa subito allenatore della sua Alessandria, che fa arrivare sesta in Serie A, e poi proprio della Juventus, che deve sostituire lo scozzese Aitken. L'intuizione di Agnelli e del suo fido barone Mazzonis è vincente. Carcano, che non ha ancora 40 anni, si dimostra un tattico innovativo e uno psicologo sottile. Compatta il gruppo, porta con sé da Alessandria un campione come Giovanni Ferrari, e la sua prima Juve, pur senza eccellere né in attacco né in difesa, vince subito il titolo. È l'inizio di un quadriennio d'oro, grazie anche agli innesti graduali di nuovi giocatori come l'oriundo Luisito Monti, soprannominato Doble Ance, l'armadia due ante per il fisico imponente, e il centravanti Felice Borel, detto Farfallino, perché mentre corre e segna, ne fa 29 in 28 partite il primo anno, muove le braccia come fossero due ali. È una Juve irresistibile, domina il campionato per 4 anni di seguito, 1931, 32, 33, 34, quest'ultimo con una rimonta finale micidiale ai danni dell'ambrosiana Inter. Ai mondiali di Roma quell'estate ben 9 giocatori della squadra vestono la maglia azzurra della nazionale che si laureerà campione del mondo, e a quell'avventura partecipa anche Carlin Carcano come assistente del commissario tecnico Vittorio Pozzo, portandosi dietro anche il preparatore atletico Angeli, che era riuscito in un'impresa incredibile, far perdere 10 kg a Luisito Monti, obbligandolo a correre con 3 maglioni di lana addosso nel parco di Stupinigi. Insomma, nel 1934 Carlo Carcano è davvero l'allenatore di club più apprezzato del paese, e sul giornale Lo Sport Fascista viene esaltato come esempio italiano per l'organizzazione e l'insegnamento del gioco. Eppure, pochi mesi dopo, tutto cambia. Carcano inizia bene il suo quinto campionato sulla panchina della Juve, a dicembre seconda, 2 punti dalla Fiorentina, ma il 10 dicembre, come un fulmine a ciel sereno, 2 righe senza alcuna spiegazione sulla stampa di Torino annunciano la sua repentina sostituzione con Carlo Bigatto. Pochi giorni dopo Carcano trova un nuovo contratto, ma come vice, lui, il migliore, sulla panchina del Genoa. E poi per molte stagioni più nulla, come cancellato dal mondo del calcio ad appena 43 anni. Tornerà in panchina nel 1941, ma della Sanremese in Serie C. Il perché di quella sua uscita immotivata dal grande calcio resterà per anni sommerso, riemergendo di recente attraverso voci, pettegolezze, indiscrezioni scandalose. Indiscrezioni secondo cui Carlin Carcano sarebbe stato omosessuale, e come rivelerà il terzino dell'epoca Pietro Rava, l'ambiente, in particolare il barone Mazzonis, vivevano la cosa con disagio. Il venticello malevolo metteva all'indice il suo elegante giacchetto di daino, da cui non si separava mai, inadeguato, dicevano i ben pensanti, per un uomo di mezza età. Un suo calciatore lo sbeffeggiava volgarmente nei ritrovi dei tifosi. E a un certo punto una denuncia anonima di alcuni dirigenti bianconeri lo accuserà, insieme a due giocatori, di minare all'innocenza proprio di Farfallino Borel, che peraltro all'epoca ha solo 20 anni ed è minorenne. Il regime fascista, per cui l'omosessualità non è un reato come nell'alleata Germania, ma semplicemente non esiste, non può esistere, non deve esistere, non può permettersi uno scandalo del genere. Un allenatore gay nella squadra più forte d'Italia. E le sue pressioni portano alle dimissioni forzate di Carlin. Senza di lui la Juve vincerà comunque il suo quinto scudetto consecutivo, ma poi la tragedia della morte di Edoardo Agnelli, colpito dall'elica del suo idrovolante, coinciderà con un lungo periodo di grigione. Lui invece, Carcano, tranne un breve periodo dopo la guerra sulla panchina dell'Inter e dell'Atalanta, consumerà tutto il resto della sua vita a Sanremo, davanti al mare, che amava guardare in silenzio, fumando lente sigarette, e in cui si tuffava per fare lunghe nuotate.
durante una di queste nel 65 ha un malore e muore pochi giorni dopo a 74 anni. Dimenticatemi, soleva dire a chi lo riconosceva, sarà meglio per tutti. Il mondo del pallone lo ha preso in parola per molti anni, lo ha dimenticato, o meglio rimosso, e solo nel 2014 il suo nome è stato finalmente inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Carlin Carcano, l'allenatore che vinceva sempre ma portava un giacchetto di daino.